Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi dirò perché la Prosperity non verrà ristampata nel Team 2022. È una ristampa molto importante per molti giocatori perché è una carta veramente forte, una delle più forti che Konami abbia mai fatto e leggere, perché comunque guardare 6 dal mazzo e sceglierne una è veramente una cosa veramente fortissima. E ora vi spiego i ragionamenti che ho fatto per arrivare al punto di dire che non verranno ristampate nel Team 2022. La situazione è questa. La Konami ha già rivelato alcune ristampe che faranno in questo team, tra cui Dragoon, Ashe, Ogre, Nibiru, Fulmine e Tempesta, quindi delle ristampe veramente pazzesche. Però della Giara non hanno ancora detto niente. Tra gli spoiler e il resto, la Giara non è stata neanche nominata. E quindi ho paura che facciano come Axescold. Axescold era una carta veramente fortissima, direi quasi a livello della Prosperity, e quindi Axescold non l'hanno ristampato nel Team 2021, ma l'hanno ristampato nel Maximum Gold a distanza di qualche mese. Quindi secondo me faranno la stessa cosa con la Prosperity, che la metteranno nel prossimo Maximum Gold che ci sarà, che ancora non è stato confermato, non è ancora stato detto niente, ma che ci sarà dopo il team di quest'anno, quindi non verrà ristampata nel team 2022. Come abbiamo visto, nel team di quest'anno hanno anche fatto sì che uscisse la Giara dell'Estravaganza, e questo secondo me è uno spoiler per farci capire che l'anno prossimo faranno uscire un Maximum Gold con la Giara che stiamo veramente attendendo da tempo. Tutto questo fa sì che la Giara non verrà ristampata nel team 2022, ma verrà ristampata qualche tempo dopo. Oppure faranno come con Droplet, che verrà ristampata in qualche espansione tipo Brawl, quindi che uscirà come secret un po' short print dove i giocatori almeno potranno trovarla. Quindi direi che per questo nazionale non ci saranno ristampe interessanti di questa pot. Quindi ragazzi, comprate i Team 2022 perché è veramente un'espansione pazzesca e vi lascio il link in descrizione per avere anche il mio codice sconto. E nel caso, iniziate a pensare alle vostre strategie per poter giocare i mazzi dove giocano la pot, per esempio Migra Brezza, per esempio si gioca in molti mazzi, però comunque Migra Brezza direi che è il mazzo in cui la giocano di più. Quindi direi che se volete andare al nazionale con Migra Brezza, iniziate a ordinare la pot. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate e risponderò barra guarderò i vostri commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete mi piace a questo video. Per oggi il video è finito e ci vediamo al prossimo video.